Halloween è passato da un bel po' e in quel periodo praticamente tutti raccontano storie di fantasmi. Esiste però un'antica tradizione, andata perduta nel corso del XIX secolo con la fine dell'epoca vittoriana, che associa la narrazione di storie di fantasmi a un periodo dell'anno ancor più propizio. Questa consuetudine, ormai in ombra a causa della crescente popolarità di Halloween, identificava nella vigilia di Natale la notte ideale per condividere racconti spettrali accanto al fuoco di un camino. L'esempio più famoso è rappresentato da A Christmas Carol di Charles Dickens, pubblicato non a caso qualche giorno prima di Natale del 1843. Quelle però erano storie frutto della fantasia di grandi scrittori come Dickens, James, Gaskell e Nesbitt. Lasciate che vi racconti qualcosa di altrettanto fantasioso, ma di più realistico, come solo può essere l'apparizione di una figura spettrale ai piedi del letto. Dal famoso parapsicologo italiano Ernesto Bozzano ci giunge un'altra vecchia storia di fantasmi, accaduta proprio alla vigilia di Natale del 1869 e riportata nel suo libro Animismo o Spiritismo. Bozzano incluse questa storia in un capitolo dedicato alle apparizioni dei defunti collettivamente percepite, descrivendola così. Si tratta, scrive, di una categoria di manifestazioni che, quando sono osservate collettivamente e successivamente da parecchie persone, escludono in modo assoluto le ipotesi della suggestione, dell'autosuggestione, delle successive interpretazioni allucinatorie, risultando particolarmente efficaci in senso spiritualista. Questa è quindi la sintesi della vicenda. Nell'anno 1867 la mia vita prese una svolta significativa quando contrassi matrimonio. I primi anni furono sereni e felici fino a quando, verso la fine del 1869, mio marito iniziò a mostrare segni di declino della salute e un cambiamento nell'umore, diventando cupo e irritabile. Nonostante le mie domande insistite sulle cause, le risposte erano evasive, sostenendo che le mie preoccupazioni erano frutto di fantasia e che tutto andava bene. La quiete persistette fino alla vigilia di Natale, quando fummo invitati dagli zii per una colazione. Quella sera decidemmo di anticipare il riposo e salimmo alle nostre stanze alle 9, chiudendo accuratamente porte e finestre. La nostra bimba di 15 mesi aveva l'abitudine di svegliarsi a quell'ora per un sorso di latte. Aspettando il suo risveglio, però, vissi un'esperienza che avrebbe scosso le fondamenta della mia realtà. Geltrude, questo è il nome della bimba, tardava a risvegliarsi e, mentre mi disponevo a prendere una posizione più comoda, vidi con stupore un gentiluomo in divisa da ufficiale di marina, con un copricapo a punta, in fondo al mio letto. Il suo volto nell'ombra, appoggiato alla spalliera del letto, suscitò in me una curiosità mista a stupore. Toccai mio marito per chiedere chi fosse, ma la sua reazione superò ogni mia aspettativa. Si voltò, guardò l'intruso per un istante e poi, con un grido di sorpresa e preoccupazione, lo apostrofò. La figura si raddrizzò lentamente, pronunciando il nome di mio marito in modo imperioso. La scena fu surreale, un misto di agitazione e mistero. Mio marito, livido in volto, tentò di affrontare l'apparizione, ma questa attraversò impassibile la stanza, dirigendosi verso il muro. Quando passò davanti alla luce, un'ombra si proiettò sulla parete, come se fosse una presenza fisica, ma poi, in modo totalmente inspiegabile, scomparve attraverso il muro. La mia mente era in tumulto. Mio marito prese una lampada e decise di esplorare la casa alla ricerca dell'apparizione. Rimasta sola nell'oscurità, riflettevo sul significato di quanto avevamo appena visto. Forse era una richiesta di aiuto da parte di mio fratello, ufficiale di marina, in viaggio per le Indie.
Le voci di manifestazioni soprannaturali mi vennero in mente, ma temevo di trarre conclusioni affrettate. Il giorno successivo raccontammo l'accaduto agli zii. La reazione di mio marito fu sorprendente. Nonostante fosse stato uno scettico in fatto di fenomeni soprannaturali, la sua agitazione persisteva. Con il passare dei giorni, la sua condizione peggiorò. Fu solo quando la malattia lo costrinse a letto che si aprì con me. Viveva da tempo gravi angustie finanziarie e, nel momento in cui apparve quella immagine spettrale, stava per seguire consigli che avrebbero portato alla sua rovina. La figura dell'ufficiale di Marina, con un'espressione estremamente severa, fu in realtà un monito provvidenziale, una voce dal passato che cercava di impedire a mio marito di compiere un errore irreparabile. Quella immagine, quel fantasma, era il mio defunto suocero, da me mai conosciuto. Questo segreto, ora condiviso tra noi, gettò luce sulla sua agitazione persistente. Il padre, morto da 14 anni, aveva svolto un ruolo chiave nella sua giovinezza, ma lui lo aveva visto in uniforme solo una o due volte. La storia si diffuse, confermata anche dal dottor C e sua moglie, amici di lunga data. L'episodio collettivo successivo, ma vissuto con intensità dai percipienti, suscitò riflessioni profonde sulla sopravvivenza dell'anima. Escludendo spiegazioni telepatiche, la vicenda dimostrava l'enorme importanza delle manifestazioni soprannaturali come prove tangibili dell'esistenza oltre la vita terrena. Ovviamente questo resoconto ha una profonda impronta spiritistica, dimostrato anche dal fatto che le considerazioni su ipotesi telepatiche o di altro tipo vengono escluse a priori. Mentre ci immergiamo nei racconti di spiriti erranti e visioni spettrali, ricordiamoci che queste storie servono anche a farci riflettere sulle connessioni umane, sull'importanza di essere gentili e compassionevoli e sulla bellezza di condividere emozioni e storie con coloro che amiamo. Noi ci risentiamo il 30 dicembre per un nuovo ed intricato episodio di Cronache dall'altro mondo. Vi parlerò di una vicenda romana che ruota attorno a un tavolo, a un gruppo di persone ed alcune inquietanti manifestazioni misteriose. Auguro a tutti un sereno Natale.